Samuel Stern, numero 28, London Calling. Una vacanza per i nostri eroi che si trasforma in un perfetto lavoro di indagine. Wabalabadabdab e bentornati su una mamma Mazzo, bentornati nella rubrica fumetti e bentornati nella rubrica Samuel Stern. Mi scuso se ne parlo solo ora, ma non ho trovato Samuel Stern in edicola fino a ieri, quindi perdonate. Eh, questo ritardo. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video, anche a tutti gli altri, che ve frega di condividere il video con tutte le persone che sono dei maniaci religiosi e di commentare qui sotto con quello che ve ne parso di questo numero e di questo video. Vi ricordo anche di seguirmi sugli altri miei social tra cui Instagram e Twitch, eh, su tutti, soprattutto vi ricordo che stasera su Twitch ci sarà una live spoiler su The Batman film che a me non è piaciuto molto, quindi stasera se volete venire in mio aiuto su Twitch, dato che sarò in netta minoranza di opinioni, vi aspetto calorosamente. Come detto nella mia prefazione, appunto, London Cowling è fondamentalmente una vacanzuola che si prendono Samuel e ed Duncan, tra l'altro una vacanza che eh, si vogliono prendere insieme, quindi non è... Tanto per staccare eh, l'uno dall'altro, ma è per staccare la mente da quello che fanno e cercare di ritrovare un po' la loro amicizia, l'amicizia la, che si era un pochino incrinata eh, durante gli eventi di Abisco. Però ovviamente, come eh, tutte le storie che si rispettino, nessuno vuole vedere. Eh, o meglio un po' sì un po' siamo morbosi e vogliamo vedere i nostri protagonisti in vacanza che si rilassano però fino a un certo punto infatti per qualche pagina ce li godiamo ma poi eh, come sempre in queste storie succede qualcosa e la vacanza va a ramengo e noi ci troviamo invischiati in un caso molto particolare che amplia orizzonti davvero eh, orridi nel senso che eh, la storia è intensa molto intensa ci mostra questi nuovi vecchi orizzonti perché si parla anche di cose del passato che sono successe nel passato che sono state scoperte ora e ci fa capire quanto l'animo umano possa essere orrendo. Il numero è scritto dalla Trinità Filadoro Savegnago e Fumasoli, invece i disegni sono di ehm, Giampiero Wallnofer o Walnofer uh, ditemi voi come si pronuncia, scusate se pronuncio sbagliato. In moltissimi hanno colto la citazione sul fatto che eh, il nostro libraio di Edimburgo è a Londra e quindi si imbatte per una frazione di secondo con un ipotetico Dylan Dog. Ovviamente, per diritti d'autore, non si può mostrare il vero e proprio Dylan, però, la strizzata d'occhio eh, alla testata. Diciamo concorrente londinese, era d'obbligo e sono stato molto contento che questa cosa eh, sia stata: come si dice, si, ci sia stata una piccola citazione, una piccola strizzata d'occhio. Non so se molti hanno notato, invece, anche l'autocitazione al logo della Bugs Comics. C'è una eh, chiaramente una, una scena dove c'è la stanza del padre eh, di Bianca che. Contiene un, uno scarafaggio che è evidentemente il logo della Bugs Comics. A livello di disegni la griglia passa ad essere una griglia classica a una griglia molto innovativa. Ehm, per non parlare di questi eh, di questi ricordi a tutta pagina, che sono, eh, um, come si dice, ci sembra proprio di entrare no, in, nella mente di questi ricordi, grazie a allo sforare della, di questo grigio che va a, a sporcare un po' tutta la pagina, mi è piaciuto un sacco. Per quanto riguarda invece la storia e la narrazione, l'espediente narrativo che trasforma la vacanza in un delirio è il fatto che padre Duncan approfitta di essere a Londra per andare a trovare un suo vecchio amico. E collega diciamo un collega sacerdote che però non è un semplice amico ma è stato anche in un certo senso il suo mentore dal punto di vista degli esorcismi quindi fondamentalmente è come se eh, Goku andasse a ritrovare il genio delle tartarughe eh, per ritrovare un po' se stesso cosa che tra l'altro è anche successa in Dragon Ball Super e scopre non solo che padre McKenna questo è il nome del suo mentore eh, è assente da molto tempo ma che un'altra persona lo sta cercando che è questa ragazza che si chiama Bianca insieme si mettono a cercare eh, Padre McKenna che si scopre mh, era molto amico del padre di Bianca che era uno studioso un, un... Uno studioso, un antropologo, mh, però molto, molto religioso, molto fervente cattolico, che ha subito un lutto. Ha subito un lutto in passato, e questo lo ha portato a. a il lutto della moglie. E questo l'ha portato ad addentrarsi sempre di più nelle, nelle scritture eh, apocrife, diciamo, culte, esoteriche, per andare a scoprire di più sull'aldilà. Nonostante. Lui fosse religioso. Le, le risposte eh, della fede non gli bastavano dopo la perdita della moglie, e voleva andare a scavare anche a livello metafisico, per, a livello anche di fisica quantistica, per capire se c'è davvero a livello concreto una dimensione ultraterrena. Devo dire che. Dagnostico, da lo capisco moltissimo. Ovviamente siamo nel mondo di Samuel Stern e quindi quello che scopre il padre di Bianca è appunto la dimensione infernale di Legione. Quello che però eh, passa un pochino in sordina, eh, eh che forse sfugge un attimino alla, a una prima lettura, ma scopre che l'unica dimensione ultraterrena è Legione. Praticamente ha detto questo. Ma allora gli angeli che abbiamo visto? Isobel, eccetera, da dove arrivano? È molto strana questa cosa. Cioè, questa persona ha scoperto che l'unico piano concreto o quantomeno su cui loro hanno prove, è il piano ultraterreno di Legione. E fondamentalmente ha scoperto, o comunque crede di aver scoperto insieme a padre McKenna eh, questa cosa che noi sappiamo da sempre dell'universo di Samuel Esterno, ovvero che i demoni nascono all'interno dell'uomo si forma un'ombra data da un trauma e da quest'ombra si sviluppa un demone, eh, da quello che ho capito sembra quasi che dagli studi di padre McKenna e del padre di Bianca che quest'ombra non sia una vera e propria ombra ma sia un piccolo buco, un piccolo buco che eh, se voi ci guardate come nel buco della serratura potreste vedere legione, è come se da questo piccolo buco entrasse il demone, sempre secondo loro. Eh, in questo senso, eh, pare che la Bugs Comics cerchi un attimino di aggiustare il tiro sulla possessione eh, demoniaca e riportarla in un senso più classico, eh, senza però togliere la loro particolare impronta del fatto che l'ombra nasce principalmente dall'uomo. Allo stesso tempo fanno anche un parallelismo molto molto inquietante che non so se la Bugs Comics vuole toccare o se lo andrà a toccare calpestando veri e propri merdoni perché eh, pur essendo una testata piccola che magari non fa notizie come altre testate eh, se si toccano certi temi potrebbe scandalizzare non poco. A un certo punto loro dicono eh, da quest'ombra... Da quest Nasce il demone. Il demone è figlio dell'uomo, che è quello fondamentalmente che abbiamo già sentito in altri numeri di, di Samuel Stern. E padre McKenna e anche lo stesso, lo stesso padre Duncan non amano molto questa definizione. La cosa che mi fa specie è che quando dicono il demone è figlio dell'uomo, c'è un'inquadratura in cui padre McKenna e il padre di Bianca in un flashback, sono di fronte a un crocifisso. A un certo punto qua viene detto i demoni che abitano eh, la dimensione infernale provengono dalla psiche umana, di conseguenza sono figli dell'uomo e lo dicono davanti a un crocifisso. Figlio dell'uomo è, è anche il modo in cui... In cui Gesù Cristo si riferiva a se stesso. Eh, nello st allo stesso modo, quando eh, Ponzio Pilato chiede al popolo eh, giudeo di scegliere tra Gesù e Barabba. Barabba significa figlio dell'uomo. Eh, e quindi non so bene, conoscendo Filadoro, potrebbe anche darsi che ci sia questo il riferimento: cioè il fatto che il figlio dell'uomo può essere sia un Gesù che un Barabba. E quindi i demoni in un certo senso sono tutti questi. Barabba, questi eh, peccatori, ma potrebbe anche darsi, e dico potrebbe, ma è solo una mia supposizione: non, non lo si voglia mai che prima o poi si scopra che uno dei vari figli dell'uomo, quindi uno dei vari demoni del passato, nel, nell'universo di Samuel Stern, sia stato appunto. Eh, Gesù e questo potrebbe spiegare anche il compimento dei miracoli, eccetera, eccetera, eccetera. E questo stravolgerebbe totalmente il concetto di Chiesa eh, e stravolgerebbe completamente il concetto a cui è fedele padre Duncan. Quindi eh, sarebbe davvero un grosso merdone da pestare, anche se questa non è la realtà, ma è eh, la mitologia di Samuel Stern. Ma mh, allo stesso tempo mi piacerebbe anche vedere eh, Samuel e soprattutto Duncan affrontare. Una, una realtà di questo tipo. C'è una scena in particolare dove padre Duncan mo mostra quello che non è mai stato finora, però mostra un po' lo stereotipo del prete cattolico che non si rende nemmeno conto eh, di quello che ha studiato, di quello in cui è fedele. A un certo punto, il padre di Bianca dice: attraverso l'essere umano, pensavamo. Attraverso un prescelto sarebbe stato possibile creare un sigillo, eh, redimere il mondo eh, dal male con il sacrificio di uno solo. Quindi loro volevano eh, chiudere, diciamo, questo varco sacrificando una persona eh, in modo che eh, tutti i demoni non entrassero più nel nostro piano. E padre Duncan dice: È folle è blasfemo. È quello che ha fatto Gesù. Cioè, fondamentalmente Gesù ha sacrificato se stesso per mondare dai peccati il mondo. Cioè, fondamentalmente è la stessa cosa. Però, padre Duncan in questo contesto. È il classico religioso che se una cosa è scritta sulla Bibbia allora va bene, ma se una cosa viene fatta da qualcun altro eh, nello stesso modo allora è blasfemia. Mi è piaciuto molto che eh, abbiano finalmente dipinto anche questo aspetto di padre Duncan, che è comunque un religioso, è comunque eh, relegato alle sue credenze e che con certi concetti non riesce proprio, a, a, non riesce proprio ad assimilarli. Dicevo che è un ottimo lavoro di indagine, è un ottimo thriller questo fumetto proprio perché... Eh, come ho detto anche nella mia recensione di The Batman, dove eh, i protagonisti seguono una pista, ma lo spettatore, quantomeno io, non sono stato assolutamente interessato, non sono stato assolutamente curioso nell'essere abbracciato e portato al compimento di questa indagine, qua invece sì, ho guardato proprio le pagine mentre succedevano delle cose che mi rapivano già pagina 40 44 49 ho iniziato un po' ad avere molta paura soprattutto dove c'è il quadro eh, in cui gli angeli scacciano i demoni all'inferno in cui eh, si mostra il padre di bianca che fino a poco tempo fa era uccello di bosco in cui si mostra il giardino con tutte le persone amputate ho iniziato a collegare i pezzi anche con i pezzi della copertina che apparentemente ho, ho pensato è chiaramente un'iperbole, un'esagerazione, è fuorviante perché è ovvio che non vedremo Samuel in prima persona essere mutilato, ma ciò nonostante non è una copertina che non c'entra un cazzo, è una copertina che eh, segue il filo rosso di tutta la narrazione. A un certo punto mh, Bianca e Samuel trovano delle dita nell'ufficio del padre di Bianca e Bianca inizia a dire sì, un, un amico di mio padre voleva essere, per nostro signore voleva farsi amputare le dita. E già lì si iniziano a collegare i puntini. Poi si va in questo ospedale psichiatrico dove sono tutti amputati. La mia paura era che lasciassero Bianca eh, in balia di qualcuno e che Bianca venisse amputata. Poi ho scoperto che il piano del padre di Bianca era persino peggiore e abbastanza raccapricciante, se ci pensate, da, da un certo punto di vista. A un certo punto, io ho anche pensato. Perché comunque il fumetto di Samuel Stern riesce eh, in modo molto brillante a mescolare la fantasia horror alla raccapricciante realtà di fatti di cronaca. A un certo punto io ho anche pensato che il, um, il padre di Bianca si fosse approfittato di lei dal punto di vista della molestia sessuale della molestia a minori fortunatamente questo non è successo o quantomeno non viene chiarito però il piano di, del padre di bianca era fondamentalmente una volta trovata questa dimensione infernale andare con un lanternino con un radar a pescare l'anima della moglie defunta e eh, sigillarla nel corpo adulto ormai della figlia quindi fondamentalmente a lui della figlia non gliene mai fregato un cazzo, voleva semplicemente riavere la... quello che gli era stato portato via, il suo amore perduto. Che poi si scopre non essere poi così tanto amore, ma forse un'ossessione. Forse un... no es l'amor, seguiamo ossession. Ehm. Al punto da sacrificare la carne della propria carne e la propria figlia per riavere la moglie defunta, davvero inquietante, davvero raccapricciante eh, purtroppo a volte, eh, ovviamente non a questi livelli esoterici, ma mh, si sente spesso nella realtà di persone che ossessionati. Da, da un amore strappato via vanno oltre tutto, vanno persino oltre la famiglia, i figli eh, e diventano tutti vittime de, di una violenza di persone che non riescono a, a sentirsi dire un rifiuto. E, e grosso modo a livello di scrittura, a livello di scrittura fantasy, ho trovato anche questo in questo numero. Quindi tanta, tanta roba. Complimenti a tutti. Era da pensare che. Padre McKenna fosse uno degli amputati, se non il più amputato di tutti. Mi è piaciuta la scelta di farlo esorcizzare eh, a padre Duncan e che l'esorcismo avesse fondamentalmente posto fine alle sue sofferenze. Eh, e mi piace che abbiano. Preso questa strada e che non abbiano fondamentalmente ripetuto quello che abbiamo visto nel numero precedente, altrimenti, a ogni numero eh, c'è il prete che ammazza, cioè che dà l'eutanasia a una persona, non, non è il caso, quindi mh, si sarebbe ricalcato lo stesso stilema del numero scorso. Invece, in questo modo, con l'esorcismo e con la magia che l'esorcismo abbia in un certo senso liberato l'anima di padre Mckenna, ha anche permesso a padre Duncan di non sentirsi in colpa, quindi chapeau anche per questa scelta. Di, di narrazione. Ragazzi, io sono stato molto felice di parlare con voi di questo numero. Potremmo anche parlarne eh, prossimamente in live, se non di questo numero, magari potremmo approfittare del mese di maggio che ci sarà anche l'uscita del deryling in cui parleremo del derrilling e dei numeri precedenti. Fatemi sapere se l'idea vi piace, ovviamente lo faremo sul sito Viola. Avete un po' di mesi per pensarci. Ecco, io come sempre con l'inkin e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.